Andiamo. Antonio, sono Attilio. Amore. Allora, che hai risolto? Sì, sì. Scusa, amore. Per i Caraibi ti ho detto, sì. Amore. Scusa un attimo, Antonio, non mi parlare mentre sto guidando, lo sai che è pericoloso. Oh. Dimmi, dimmi. Sì, Caraibi. Sì, lo spelling ti devo fare, dai. Nonno. Nonno, ti sbrighi? Arrivo, arrivo. Ti pare male. A scendere le scale. Domani torno direttamente nell'Appio, così sarò subito pronto. Poco fare lo spiritoso, dai, andiamo. Sbrigo subito, eh? Ok, nel frattempo faccio una telefonata. Oh, amore, è sempre attaccata al telefonino, stai. Non mi sei. Pronto? Ma, dicevo, un'informazione. È possibile prenotare 3 camere doppie per sabato 28 aprile? Vediamo subito la disponibilità. Letti separati o matrimoniale? Letti separati, matrimoniali. Puoi lasciarmi un cognome di riferimento? Certo, non è il mio. Manduria Attilio. Agenzia Viaggi, Universo Viaggi. Perfetto. Perfetto, grazie a lei, gentilissima. Buongiorno. Buongiorno. Adesso dove andiamo? Allora, andiamo da Enrico e poi passiamo dall'agenzia. Sì, ma prima fermati un attimo ad Attribuzio Corredi. Amore, un attimo. Tu sei una donna e per le donne non esiste la parola attimo. Sì, amore, hai ragione, ma c'è sempre un'eccezione. Amore, scusami. 37 minuti a parlare di cuscini. Vieni. Grazie. Amore, vedi, ho scelto questi 15 cuscini, ti piacciono? 15 cuscini? Oh, due siamo in casa, cioè 15 cuscini, che ce ne facciamo? Senta, potrei vedere altri colori? Certamente, signora, se venite con me, di là le faccio vedere altri colori. Lei è così gentile, grazie. Prego signora, le faccio vedere il color ottanio. Le piace? È bellissimo. Solo signora deve aspettare un attimo che arrivo subito. Amore, solo un attimo, quando scelgo un altro modello. Oh, quale altro attimo? Guarda che ci vuole mezz'ora solo per arrivare dall'altra parte qui.
Quanto sei buono. Grazie amore. Targa. Piacere Alessandro. Piacere Angelina. Oh, mi vuoi alzare da terra? È che pare il momento questo. Questo è il numero della targa della macchina criminale. Che targa strana, 347, 350. No, quello è il mio numero di telefono. Ah, va bene. La targa è sotto. Grazie, gentilissimo. Comunque, il proprietario della Peugeot lo vedo spesso alla pizzeria Angelo. Provate a chiedere a loro. Ah, ok, grazie. Arrivederci signori, arrivederci. Salve, è stato un piacere. Per te. Alla prossima volta, magari. Beh nonno, qualche volta la fai una cosa buona. La prossima volta mi faccio mettere sotto. Così potrei conoscere qualche medico o qualche infermiere. Beh, nonno, andiamo, dai. Stai bene? No! Nonno, sempre a lamentarti, stai. È normale, mio nonno ha rischiato di morire. Sono due giorni che è a casa che lamenta dolore alla gamba, poverino. Beh, ammetto che l'ho preso quasi sotto, ma non ci sono. È che non mi sono fermato, però. Ecco appunto, sottomissione di soccorso. Come vede qui i reati aumentano. Al massimo omissione di soccorso. Omissione, sottomissione. Comunque, qui ci sono un sacco di reati. Quindi se ci mettiamo d'accordo sul risarcimento, noi chiudiamo occhio, eppure due. Ma quale risarcimento? Quale risarcimento? No, ora! Lei non vuole pagare? E allora scatta la denuncia, peggio per lei. Mi sa che alla fine dovrà venderlo questo ufficio. Signorina, al massimo rischio... Che rischio? Rischia il ritiro della patente. Va bene. Cominciamo col ritiro della patente. Poi finiamo con casa sua e l'ufficio per la macchina, mica la passa liscia. Ehi, qui stiamo pontificando un po' troppo. Attento con gli insulti, che adesso l'accuso anche di affermazione. Intende diffamazione. Vabbè, quella cosa là. Oggi chiuso. Senti, c'è sempre il rischio del ritiro della patente. Vabbè, allora che si fa? Ci sarebbe un'altra soluzione. Un'opzione legalmente prevista dalla tua polizza assicurativa. Si chiama mediazione. Quello non viene. Si sente in difetto e non verrà. Tranquilla, signorina, arriverà. Sì, vediamo tra un po'. Salve, attiri mandure. Salve, Rebecca, sono sua moglie. Prego, signore, incomodatevi. Sì. Vediamo di sbrigarci in 5 minuti, perché io avrei altri impegni, eh? Cominciamo bene. Le espongo subito i fatti, signor Manduria. Io sono il mediatore in questa controversia. Mediatore?
Sì, è una figura legalmente riconosciuta e obbligatoria da marzo 2012 per le cause di incidenti stradali. E quindi vedremo di arrivare ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, se la signorina Angelina vuole cominciare ad esporre i fatti. Allora, è molto semplice. Io e mio nonno stavamo attraversando la strada quando lui ci è venuto addosso con la macchina e mancava poco così che prendesse sotto mio nonno, che tra l'altro è caduto anche per terra, vero nonno? Nonno! Sì, sì. Ecco, appunto, poteva finire veramente male. E fortunatamente un ragazzo ha preso il numero di targa e quindi noi adesso siamo qui perché vogliamo i risarcimenti. No, signor Manduria, qui non siamo in tribunale. Le ripeto che io sono un mediatore e non un giudice. Questa non è una causa. Facciamo questo incontro proprio per evitare che tutto questo finisca in tribunale. Ah, e allora che faccio? Mi appello alla facoltà di non rispondere. Tranquillo, lei deve solo esporre i fatti, la sua versione. Ah, la mia versione? Vabbè, sì, ero la guida, ero distratto. Era al telefonino. Sì, ero al telefonino, ero distratto e non l'ho visti. E basta. Va, riconosco il mio torto, ecco. Dai, amore, chiedigli scusa. Vabbè, che problemi ci sono? Scusatemi. Buonanotte. Scusatemi Manduria. Andiamo. Amore. Ma che fa, scappa? Prego, signor Manduria, si accomodi. Ah, non abbiamo risolto la cosa. E che mi accontento di una stretta di mano io? Vabbè, io le faccio prendere di stretta di mano. Quali problemi ci sono? No. Prego, signor Manduria, si accomodi. Allora, signor Manduria, questo è ciò che lei ha detto, cioè che era distratto alla guida. Sì, sì, ero distratto alla guida, lo ammetto, riconosco il mio torto. Però qui non vorrei che si lucrasse troppo su questa faccenda, eh? Che vuol dire lucrasse? No, lucrasse vuol dire... Vabbè, poi te lo spiego, Quindi, non accetterò nessuna pretesa eccessiva. Va bene? Preferisco evitare che questa cosa finisca, insomma, in causa, in tribunale. Preferisco uscirmene con una somma di denaro, come si dice, pochi maledetti e subito. Io preferirei tanti maledetti e subito. Ma che? Calmi, ascoltatemi un attimo, posso parlare riservatamente prima con i signori e poi con loro? Vabbè, dai, andiamo ad aspettare. Faccio un paio di telefonate. Allora, signori miei, suppongo che lei sia in pensione, giusto? Sì, sono in pensione da 10 anni. Ho fatto l'agricoltore. Io invece faccio la barista e ogni tanto anche la babysitter, così per tirare avanti. Sa, sono orfana e vivo con il nonno da qualche anno. Diciamo che spese pazze e divertimento non siano proprio all'ordine del giorno, ecco. Va bene, allora quale sarebbe il vostro interesse nel fare causa contro il signor Manduria? La possibilità di avere qualcosina per toglierci qualche capriccio, ecco. Il signor Manduria non deve passarla liscia. E non potremo trovare una soluzione diversa invece di fare causa? Quindi non possiamo trascinare il tutto in una causa in tribunale? Certo, ma ciò richiederebbe sicuramente perdite di tempo, a meno che voi non vogliate provare a conciliare la controversia. E quindi lei cosa ci consiglia? Un viaggio. Prego? Un viaggio. Magari si potesse fare un viaggio. 60 anni sembra lavorare in campagna. Lo so che non c'entri con questa questione, siamo un pochino fuori, però un viaggio mi farebbe bene. No, ma cosa vai a pensare un viaggio? Quello c'è un'agenzia di viaggi. Ottima proposta, signore. Ottima proposta, nonno. Ora devo conferire con il signor Manduria. Mi autorizzate a fargli questa proposta? Sì, certo. Allora, si può sapere come va a finire, eh? Che ne so, gli pago antipasto e pizza e sistemi. Io non parlerei di antipasto e pizza in questo caso. Che ne dice di un viaggio? Un viaggio? Addirittura, devo scappare all'estero. No, signor Manduria, le spiego. Potreste evitare una causa se lei offrisse un viaggio ai signori. Lei è un'agenzia di viaggi, giusto? Ah, ok. Io offro un buono sconto. I signori non hanno molta disponibilità economica, quindi stiamo parlando di un viaggio gratis. Gratis? E io che ci guadagno? Ci guadagni che eviti una causa e probabilmente una condanna. Vabbè, potrei inserirli in quel viaggio lì a San Giovanni Rotondo. Un altro piccolo sforzo. Ok, Egitto. Ho già coperto i costi del volo con gli iscritti e quindi ci rimetterei solo i costi variabili per altre 2 persone.
a fare conti. Non con me, con loro.